E il Sala Padù che ha accolto la presentazione della squadra della Volley Soverato e qui stanno tutti festeggiando le parole del presidente. Noi andiamo a disturbare perché ci piace poi stare in mezzo alle ragazze e c'è un simbolo di Soverato per quanto riguarda gli ultimi anni, Chiara Riparbelli che è qui da? Questo è il quarto anno che sono qui. Quindi è bello stare a Soverato. Beh, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Io sono innamorata di Soverato, questa cosa la dico sempre, continuerò a dirla. È un posto bellissimo, siamo fortunati a fare la preparazione in una città di mare, quindi dopo gli allenamenti un bel bagnetto, ci rinfreschiamo. Poi il presidente, la società, lo staff ci dà sempre tutto il modo di lavorare in maniera giusta. Quindi... Però nel discorso che vi ha fatto il presidente, solo 10 minuti, ha chiesto la vittoria del campionato e la Coppa Italia per la moglie. Quindi è un po' impegnativo. Allora, il presidente ci chiede sempre... Ovviamente obiettivi alti, però credo che sia giusto imporsi dei livelli alti per cercare di raggiungerli e speriamo di riuscirci, ecco. Sono un po' scaramantica, quindi non mi piace parlare già di obiettivi prima ancora dell'inizio, però speriamo bene. L'ultima cosa, sappiamo tutti che coach Napolitano è un grande allenatore, le altre compagne, quelle nuove, sanno com'è quando si arrabbia? Allora, ancora no. Perché per adesso ancora non l'abbiamo fatto arrabbiare, speriamo che non ce ne sia occasione, però credo che saremo un bel gruppo, nel senso che la voglia di lavorare c'è, l'impegno già nei primi allenamenti che è stato oggi in verità in palestra c'è, quindi speriamo di tenerlo buono e di non farlo alterare. Ecco. Io posso dire, perché me l'ha detto fuori onda, che Chiara Riparbelli ha promesso tantissimi punti su battuta, quelli quando lei mette la palla proprio all'angolo delle linee. Quelli che sono mancati un po' l'anno scorso li recupero quest'anno, d'accordo, lo prometto in mondovisione. Ecco. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te, viva il lupo. E nell'opera di disturbo, perché ragazze sono bravissime ma anche timide, Roberta Purasciai, che è arrivata da Roma, ed è venuta qui, è la palleggiatrice, qui potrei sbagliarmi perché io come presidente Batozzo non ne capisco moltissimo, mi diceva l'addetto stampa che è l'unica alla quale non ha fatto l'intervista iniziale, quindi la domanda è: felice di essere assoverato? Certo che sì, sono felice di iniziare questa esperienza qui in A2, il mio secondo anno in Serie A2, sono molto felice della società, delle compagne e non vedo l'ora di iniziare il campionato e conoscere anche i tifosi e... Niente, basta. Una squadra giovane ma ben miscelata, perché ci sono anche delle atlete più esperte. Può essere questo il segreto di un buon campionato, diciamo così? Sì, sicuramente questa è una squadra molto giovane, ma anche con ragazze molto esperte e sono sicura che da queste ragazze impareremo molto anche le ragazze più giovani e sono felice. Tu sei in cabina di regia? Sì. Allora ci aspettiamo un film da Oscar. Sì, speriamo di sì, vediamo. Sono sicura, dai, che faremo bene, dai. Grazie. Grazie a voi. E allora, se Luca mi segue, uno dei nomi più belli che mi piacciono tanto, perché io mi chiamo Giorgio, è quello di Giorgia Quarchioni. Bentornata, bentrovata, ci hai fatto un po' arrabbiare quando sei venuta da avversaria col Cutrofiano, però ora ci darai tante soddisfazioni. Sì, spero... spero di darvi delle soddisfazioni, spero che tutta la squadra possa dare le soddisfazioni, ma già da quello che comunque ho potuto vedere in questi pochi giorni ci stiamo trovando bene per ora, siamo tutte ragazze tranquille con tanta voglia di lavorare e rimanere in palestra, quindi vediamo. Nel mondo della volley femminile è difficile tornare su piazze dove si è già stati, significa che quando ci sei stata bene. Sì, assolutamente, comunque a livello di... io do molta importanza al lavoro tecnico, alla qualità del lavoro. Qui diciamo che comunque tra il preparatore fisico, tra Bruno, l'allenatore, il secondo allenatore, sappiamo come ci si allena a livello tecnico, quanta importanza si dà a livello di preparazione fisica, molta qualità e anche a livello... abbiamo collegato negli ultimi anni anche con l'alimentazione, quindi la qualità del lavoro è ottima e gli strumenti ce l'abbiamo, sta a noi insomma. Manca solo una piccola cosa, una promessa ai tifosi.
Una promessa ai tifosi, speriamo, Covid permettendo, che innanzitutto si possa riempire almeno per metà il palazzetto. E noi cerchiamo, anche se non riuscite a seguirci al palazzetto e in streaming, di farvi divertire, ecco. Cerchiamo di divertirci noi e di far divertire a voi. I tifosi le seguiranno col cuore. Grazie e buon lavoro. Grazie a te, ciao. Luca, seguimi perché c'è da soffermarsi sul lato femminile della famiglia Matozzo. Abbiamo tutto il doppio lato femminile. La terribile tifosa, vicepresidente, che ha detto il presidente in conferenza stampa, si arrabbia moltissimo quando una palla cade per terra. No, vabbè, non è che mi arrabbio, è che vorrei che prendessero la palla, ecco. Prego. No, questo stavo dicendo, vorrei che prendessero la palla, molte volte esagero, però come tifosa non allora, ammetto che la palla cada per terra. Ecco. E allora ci vediamo al palazzetto? Certo, senz'altro, sicuramente. Grazie, e se non sbaglio posso parlare di direttore generale, che qua tra tanti direttori uno si sbaglia. E come è stato allestire questo gruppo, questo roster? Allora, complicato come ogni stagione che insomma inizia, però alla fine penso che in base a come anche il mister voleva la squadra, penso che sia abbastanza equilibrata. Quindi aspettiamo di vedere bene l'amalgama, perché poi tutto è un divenire, però siamo propositivi. Grazie. E noi continuiamo questa carrellata, vediamo se riusciamo a impallare la telecamera. L'uomo che combatterà il Covid, il dottore Damiani. No, il Covid l'abbiamo già combattuto. Sono tutte con doppio vaccino, quindi il Green Pass ce l'abbiamo tutti. Quindi in questo senso siamo tranquilli. E poi l'uomo che curerà i muscoli, intervistiamo lui, perché noi siamo maschilisti, abbiamo saltato la moglie. Professor Criscuolo, come è andata? Come andrà? Speriamo bene, speriamo che la prevenzione sarà ciò che potrà dare la muscolatura adatta per non far arrivare ad avere loro dei problemi, insomma. Questo sarà molto importante. Poi abbiamo forse i più ricercati dalle ragazze di Soverato, però con un alto coefficiente di professionalità. Ecco la coppia, come si propone quest'anno sportivo? Allora, ci sarà sicuramente tanto da lavorare. Noi partiamo da subito col piede giusto, siamo partiti da subito col piede giusto. Il lavoro è tanto da fare, ma anche quest'anno sono sicuro che lavorando di gruppo, lavorando di staff, i risultati arriveranno. Diego Boschini mi piace tantissimo perché ne capisce i pallavolo e poi funge da moderatore quando il coach leggermente si inalbera, lo vedo durante le partite. Sarà un anno duro? Un anno duro no, io non credo, anzi credo che ci toglieremo un po' di soddisfazioni e sicuramente siamo pronti per lavorare forte, come diceva anche Andrea. Il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, quelli sono sempre stati in qualsiasi squadra, quindi è giusto, ci vuole il giusto equilibrio anche all'interno dello staff come all'interno della squadra. Quindi adesso abbiamo la testa semplicemente lì, concentrata ad allenarci e ad essere nelle condizioni migliori per la prima di campionato. E il vivaio? Il vivaio quest'anno ci saranno delle importanti novità, perché faremo appunto questa fusione insieme a una società. È uno scoop? Sì, è una novità che porteremo da quest'anno, cercheremo di allargare sempre più il nostro bacino di ragazze per trovare il talento che poi potrà essere il futuro della Valle Soverato in A2. Diego Boschini, possiamo chiederlo, vinceremo tutte le partite 3-0? E che domanda è? Lo spero. Grazie. Quello è l'obiettivo. Grazie, buon lavoro. E Luca, ci siamo quasi, l'ultimo salto, perché abbiamo dimenticato, perché così come c'è il professore Criscuolo, c'è anche qualcun altro che si occupa dei muscoli di questa squadra. È un'esperienza importante. È un'esperienza importante, è la mia prima esperienza in questo campo, sono contenta, alcune le conosco e le altre le sto conoscendo adesso, speriamo di dare il massimo, quindi sono contenta. Buon lavoro. Grazie, grazie tante. Ed eccoci qua, la scritta è Soverato.
La scritta è Soverato, la A di Soverato c'è, questa è la Volley Soverato serie A2 e ora ve le faccio conoscere tutte, sono brave, belle e intelligenti. Ciao, Chiara Riparbelli, centrale. Andiamo, Chiara. Ciao, Marlena Centasilva, centrale. Gemella numero uno, come dice il presidente. Ciao, Angela Gabbiadini, schiacciatrice. E che schiacciatrice, è stata anche in grosse squadre. La coppia. Ciao, noi siamo Giorgia Quarchioni, schiacciatrice. Libero. E che libero, puntiamo molto. Prego, andiamo, tutto dietro di me. Ciao, Gaia Badalamenti, schiacciatrice. E non la fate arrabbiare. Ciao, Roberta Purasciai, palleggiatrice. Lei in cabina di regia. L'altra gemella. Ciao, Rachella Cenzao Silva, opposto. Ciao, Ludovica Mennecozzi, palleggiatrice. È stata bravissima ed era emozionata prima. Ciao, Sara Taglie, centrale. 1,90? 1,87. L'avevo intuito. Ciao, Simona Buffo, schiacciatrice. E allora tutto intorno al giovane cronista, prego, facciamo, perché queste dobbiamo salutare ragazzi, perché ci daranno tante soddisfazioni. Ci siamo? A questo punto noi ogni anno, se Luca ci segue, diciamo Forza Volley Soverato. Al 3, 1, 2, 3. Forza Volley Soverato! Siete meravigliose.